Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. In questo video andremo a vedere come attivare l'accelerazione hardware su Chrome in Linux, in particolare sulle schede Intel. Se andiamo su Chrome e scriviamo about.gpu, vediamo che la decodifica video e la codifica video sono disabilitate. Qual è il problema? Che se noi andiamo su un video di YouTube, ad esempio questo Ciao a tutti qui, ragazzi e bentornati mettiamo ad su esempio Prodigic. Si è appena HD, concluso. togliamo l'audio, grazie, Prodigic, mettiamo qualità 1080, non esageriamo, e andiamo a vedere quanto sta consumando. Insomma, 45%, 48% sono percentuali molto alte. Come facciamo ad abilitarle? Allora, prima di tutto dobbiamo sapere che Chrome utilizza delle API per l'accelerazione video che si chiamano VA API e sono quelle sviluppate da Intel, ma che funzionano anche su schede Nvidia e schede AMD. Intanto dobbiamo controllare se abbiamo installate le librerie giuste. Quindi andiamo sul Package Manager e vediamo un attimo cosa abbiamo installato. Allora, intanto ci deve essere il pacchetto libVA, che è quello principale. Se abbiamo delle schede vecchie, quelle precedenti alla serie Broadwell, quindi parliamo del 2014, il driver giusto è libVA Intel Driver. Se invece abbiamo delle schede più recenti, il driver giusto è Intel Media Driver. Comunque voi potete installarli tutti e due, poi sarà il sistema a decidere qual è la migliore da utilizzare. Dopodiché dobbiamo installare il pacchetto libVA Utils, che ci permette di controllare se libVA è attivo sul nostro sistema. Diamo va.info. E vediamo che in effetti è attivo e ci sono tutti i codec e i decoder che ci interessano. Dopodiché dobbiamo dire a Chrome di utilizzarli. Quindi dobbiamo creare un file nella cartella di configurazione. Facciamo nano.config slash chrome-flags.conf. Se per caso abbiamo Chromium, sarà chromium-flags.conf. E ci andiamo a copiare queste righe. Salviamo, ovviamente al posto di nano potete utilizzare qualsiasi altro editor di testo. Ricontrolliamo in about.gpu e vediamo che adesso sono accelerate. E adesso andiamo a vedere quanto sta consumando. Come vedete, Chrome adesso consuma 14%, ogni tanto aumenta di più, ma insomma si mantiene 14, 15, 20, eccetera. Questo è il consumo. Si risparmia batteria, si risparmia tempo di processore, è molto utile. Adesso andiamo a vedere qualche particolare in più sul wiki di Arch Linux. Per le schede Intel può essere utile precaricare un firmware al boot. Per farlo dobbiamo creare un file etcmodprobe.d i915.conf e aggiungere option i915 enable trattino basso GUC uguale 2. E poi ricostruire l'intramfs, che è molto semplice, si fa con sudo mkinit cpo-p maiuscolo. Dobbiamo fare il reboot e se andiamo a vedere il log, qui ci dice che ha caricato il firmware. Questo ci permette anche di ottenere la decodifica del formato VP9 che viene utilizzato spesso in Chrome, che viene utilizzato spesso in YouTube. Ora, una cosa utile da fare in questo caso per YouTube è questa: siccome normalmente non è attiva su Chrome la decodifica del formato AV1, che è molto spesso utilizzato su YouTube, allora dal web store di Chrome dobbiamo installare questa estensione, Enhanced H.264.6.fi, ci permette di evitare che vengano caricati i video in formato AV1. Basta configurarla così, block AV1. Se volete bloccate anche i 60 fps, perché a volte Chrome non li prende. Per ottenere l'accelerazione sulle schede che non sono Intel, dobbiamo installare le VA API anche per le altre schede. Per le ATI basta installare libVA Mesa Driver, mentre invece per le Nvidia occorre installare un layer di compatibilità, cioè una traduzione tra le
due tipi di API, quelle che usa Nvidia che si chiamano VDPAU e quelle che usa Intel che si chiamano VAAPI. Il driver si chiamano i VDPAU driver. E quelli da installare sono questi pacchetti, libvdpaw driver Chromium, oppure quello sperimentale col supporto VP9 che si chiama libvdpaw driver VP9-git che lo trovate su Aurper. Va bene, spero che questa guida vi sia stata utile. Alla prossima!